argomentazioni ad Verecundiam sono il riferimento all'autorità, meglio conosciuto come ipse dixit. Si crede che da qualche parte esista una verità assoluta e indiscutibile e che dobbiamo dare assolutissimamente ragione ad essa. In filosofia questo viene chiamato dogmatismo. Infatti in latino verecundia vuol dire autorità, ipse dixit era la forma con cui si indicava proprio riferimento all'autorità anticamente, cioè lo ha detto lui stesso, quindi è vero. Contro di voi viene detto: i medici dicono che i vaccini fanno bene, gli scienziati dicono che Darwin ha ragione e non si discute, ha detto Stephen Hawking che Dio non esiste, punto e basta. I telegiornali hanno detto che X, quindi X è vera. Lo dice l'ONU, quindi è vero. E la cosa fa sorridere quando qualcuno dice: lo dicono quelli di Rosai, quindi è vero. Anche in questo caso non segue assolutamente la premessa e la verità della conclusione. Ma ancora una volta, anche voi usate argomentazioni di questo tipo. Ad esempio, la Chiesa dice che il comunismo è sbagliato, quindi il comunismo è sbagliato. Inoltre c'è sempre il problema della generalizzazione indebita dell'uomo di paglia, di cui parleremo presto. Lo stesso vale per qualsiasi giustificazione basata sul magistero della Chiesa. Inoltre, per quanto riguarda le critiche al Concilio Vaticano II e al cosiddetto modernismo, si prende per autorità quello che la Chiesa diceva in un'epoca passata, come se esistesse un passato mitico, un'età dell'oro, da prendere come autorità. E tra l'altro bisogna vedere se quell'epoca ha effettivamente avuto quei caratteri. Questo è un errore condiviso da tutti i tradizionalismi e dai conservatorismi. Per il modernismo si cade anche in una fallacia di equivocazione o di ambiguità. Quando si parla di vaccini, prendete come autorità alcuni soggetti, solo perché scienziati. Magari sarà vero quello che dicono, ma è chiaro che solo perché uno è scienziato non è necessario che quello che dice sia vero. Lo stesso vale per Darwin. Non posso né dire che gli scienziati dicono che aveva ragione, allora aveva ragione veramente, e nemmeno che se ci sono scienziati che non ci credono, magari qualcuno come Fodor, che in realtà è innanzitutto un filosofo, uno scienziato cognitivo, che è un ateo materialista, questo non significa che poi Darwin aveva torto. E potrei fare tanti altri esempi, ad esempio prendere un tale economista come autorità sul signoraggio, o quel tale scienziato quando si parla di clima. Oppure uno degli ultimi video di Rosai, l'avvocato amato parla della teoria gender, nei commenti un utente vi contesta, e voi rispondete dicendo: e vuoi sapere meglio tu dell'avvocato che si occupa di queste cose da anni? Non esistono autorità di nessun tipo, né mass media con la loro verità ufficiale, né nessun altro. La verità deve seguire logicamente la premessa vera tramite una forma argomentativa corretta. Anche la fallacia ad verecundiam è una fallacia del non seguito, cioè non segue dalle premesse che una cosa è vera, in questo caso perché si ritiene una persona un'autorità,